Sportivi, buonasera. Per la schedina di Germano nel pallone, questa sera abbiamo Carlo Marzola. Ben arrivato, Carlo. Buonasera. Non so come chiamarti, Carlo. Team manager, direttore sportivo, factotum, tutto fare, Deus ex machina del Pozzonovo. Comunque un grande professionista che ha fatto veramente un miracolo a Pozzonovo. Grazie Germano, sì, faccio un po' di tutto. Adesso vedremo quanto bravo sarai con la schedina, però adesso ti mettiamo alla prova, Carlo. Allora Carlo, proviamo assieme a te a indovinare i pronostici della 13ª giornata di ritorno, che si svolgerà domenica 10 aprile. Come funziona? Hai risultati secchi, una doppia a tua disposizione. Siamo pronti? Partiamo con Bardolino Ambrosiana. X, sono due squadre più o meno si equivalgono, sono due buone squadre, due ottime squadre. Anche in classifica più o meno credo ci siano 2-3 punti di differenza, sono due ottime squadre. Bene. Passiamo a Euro Marosticense Azzurra Sandrigo. È uno scontro anche questi di più o meno pari classifica, sono anche queste due buone squadre. Forse qualcosa di più, secondo me, l'Euro Marosticense, però credo che sia da pareggio anche questa. Bene. Passiamo a Cerea Bonollo Calcio Mestrino. Allora, anche se ho molti amici nel Mestrino, però purtroppo, insomma, classifica e anche caratura delle squadre, direi un 1 per il Cerea, insomma. Passiamo a Piovese Caldiero Terme. Allora, Piovese squadra in formissima, credo le ultime partite insomma abbia fatto molto bene, è una squadra giovane, brillante, che sta molto bene. Caldiero squadra molto tosta, qua mi giocherei la doppia, farei un 1-2. Bene. Oh, adesso giochiamo col cuore. Pozzonovo Loreo. Qua non posso che mettere uno, mi spiace. Va bene, dai. Quindi anche mister Dorino Anali, sì, se la deve mettere via. Dorino, esatto. Il buon Dorino, mi spiace, ma insomma qua. Passiamo a Adriese San Martino Speme. 1 anche qui, perché l'Adriese è una partita che assolutamente deve fare punti, non può permettersi di queste partite qua di non far punteggio pieno, insomma, credo assolutamente un 1. Passiamo a Oppeano Team Santa Lucia. Anche questo scontro tra squadre che più o meno hanno la stessa classifica, credo che l'Opeano forse abbia qualcosina in più, per cui metterei un 1. E l'ultima a chiudere, Termal Teolo Vigasio. E anche qua un po' di indecisione, però insomma, mettiamo un 2, dai, il Vigasio è un'ottima squadra. Bene, ringraziamo Carlo e vedremo se domenica prossima sarei stato più breve a te o i tifosi di Veneto Gol e Dilettanti a Chi, che ricordo potranno postare i loro commenti nelle due pagine Facebook. Grazie ancora Carlo. Grazie. E complimenti ancora per il lavoro che stai ottimamente facendo. Grazie. A Pozzonovo. Grazie. Ancora. Arrivederci.